L'immaginazione è una qualcosa, puoi prendere un'immagine della persona che ti sta facendo girare i marroni e la congedi, la fai una statua di sale, ad esempio. L'immagine della statua di sale è molto interessante, no? Prendi quella persona, tac, e la trasformi in una statua di sale. C'era, no? Quella statua di una... Chi era che diventavano delle statue di sale? Non mi ricordo, un film o qualcosa, insomma, l'avevo presa. Quindi tu puoi, diciamo, cambiare il mondo, però devi vedere le memorie dall'esterno, essere through time, quindi il tuo passato, il tuo presente e il tuo futuro, e poi anche capire gli intrecci karmici che si verificano. Dalla Bibbia forse, sì. Puoi anche vedere gli intrecci, già, giusto, dalla Bibbia, era la moglie di Lot, giusto, era la moglie di Lot, adesso mi viene in mente, bravo. Era la moglie di Lot che quando stava uscendo da Sodoma e Gomorra, perché loro erano scappati da Sodoma, erano scappati da Sodoma, e la moglie di Lot si era fermata un attimo per vedere, esatto, per vedere chi fosse, che cosa fosse successo a Sodoma, ed è diventata una statua di sale. Era la moglie di Lot. Mi è venuto in mente, diciamo così, un flash, diciamo, della statua di sale, era la moglie di Lot nella cosa di Sodoma. Ecco quindi, questo è interessante, no? Tu puoi trasformare in una statua di sale le persone che in qualche modo, diciamo, ti ostacolano nella vita. Sì, la medusa li pietrificava, non era una statua di sale, lì erano pietra. La statua di sale, mi è venuto un flash, è la moglie di Lot che è rimasta diventata una statua di sale quando a Sodoma lei si è fermata. Probabilmente perché a Sodoma è esplosa una bomba atomica e quindi è successo quello. Comunque, tornando al discorso che stavamo facendo adesso, è interessante quindi poter avere la visione del tempo passato, presente, futuro, essere through time. Io vedo tutto il mio passato, vedo il mio presente e vedo il mio futuro. E quindi per progettare il futuro, per riprogrammare il futuro, per riprogrammare il futuro del distacco, no, distacco serve per vederti le persone. Poi vabbè, nella seduzione ne parliamo domani. Nella seduzione ne parliamo domani, come usare la timeline nella seduzione, perché la timeline può anche essere usata nella seduzione, no? Il passato, più che analizzare il passato, devi, se tu, facendo l'esempio sempre delle relazioni sentimentali, facendo l'esempio di questa persona che ti ha fatto girare i coglioni, tu guarda nel passato come si è comportata male nei tuoi confronti, serve per tirare fuori, diciamo così, per tirare fuori la rabbia, per tirare fuori... per esercitare la rabbia, nel senso di scaricare la rabbia, non tenere rabbia compressa, perché se tu vedi che questa persona qua ti ha trattato male, ti ha fatto le corna, e ti viene voglia di dire vaffanculo, levati dai coglioni. Ecco, questo è il modo per distaccarsi. Quando invece noi viviamo una situazione positiva, e non dobbiamo perderci questa occasione di associarci alla situazione positiva, quindi entrare in time. Per entrare in time, come diceva qualcuno prima, devo fare una piccola mindfulness, se vogliamo. Iniziare a portare attenzione sul mio corpo, sulle sensazioni che provo, iniziare a portare... E se non ha fatto nulla? Beh, se non ha fatto nulla, amen. Che vuol dire se non ha fatto nulla? Allora, qualcosa avrà fatto, no? Se la relazione con te non funziona, qualcosa avrà fatto. Forse che non ti cercava, forse che, perché se la relazione funzionasse, diciamo, allora non avrebbe fatto nulla. Ma se nel momento in cui non ha funzionato, c'è qualcosa, qualche intoppo c'è stato. Comunque tu devi distaccarti comunque. Se vuoi farti perdonare, dovresti riportare chi pensa full time o in time, cioè, beh, se vuoi farti perdonare, questo fa parte della seduzione. Ecco, poi vi anticipo qualcosa nella seduzione: noi dobbiamo gestire la timeline degli altri, quindi portarli o in time o through time a seconda degli obiettivi che vogliamo raggiungere. Ma di questo ormai ne parliamo domani, che è il tema che volevo farlo oggi. Nella seduzione.
Through time, la seconda, che è filo time? Through time, attraverso il tempo, through time.